Ma dove diavolo è Doc? Quando c'è bisogno di lui non c'è mai! Marty! 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 Ma dov'è quel ragazzo? Marty! Accidenti a lui! Gli avevo detto di essere qui puntuale! Ah, Marty! Ehi, Doc! Doc! Mi sembrava di aver sentito la sua voce! Doc! Ma voi l'avete sentito per caso? Doc! 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 Non c'è! Va bene, vado a vedere se per caso è andato giù! No, non c'è! Non c'è neanche giù! Porca miseria! Marty! 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 Ma dov'è quel ragazzo? Marty! Grande Giove! Oh, ce l'hai fatta, Marty! Bravissimo, bravissimo! Oh, sei arrivato giusto in tempo per vedere la mia ultima creazione! La tua ultima creazione? Ma di cosa stai parlando, Doc? Sto parlando della più grande invenzione di tutta l'umanità! Ah, vedrai, Marty! Ma io non mi chiamo Marty! Mi chiamo Ernesto! Ma Marty, Ernesto, è lo stesso! Senti, senti un po', Ernesto! Ci lavoro da una vita a questa invenzione! Ho inventato la macchina del tempo! La macchina del tempo! È una cosa incredibile, fantastica! Ma no, aspetta! A me hanno detto che non esiste la macchina del tempo! È impossibile viaggiare nel tempo, Doc! Ma come sei sbalinato? Ma cosa dici? Guarda che invece è possibile viaggiare nel tempo e te lo dimostrerò! Allora adesso stai qui, eh? Io vado e ti mostro la macchina del tempo! Oh sì, voglio proprio vederla questa macchina del tempo! Aspetta, aspetta, eh! Guarda! Boh! Secondo me è tutto sbalinato quello lì, eh! Figurati se c'è esiste una macchina del tempo! Ma cosa succede? Ma quella! Ma quella è una DeLorean! È incredibile! È incredibile! Non ci posso credere! Mamma mia! Ma che figata! È proprio come il Ritorno al Futuro! Allora, Marty! Ci credi adesso? Ma non mi chiamo Marty! Mi chiamo Ernesto, insomma! Ma sì, Marty, Ernesto, dai che è lo stesso! Allora, senti, Marty! Allora, adesso devi andare dentro il futuro! Dentro il futuro? Ma tu sei sbalinato, Doc! Io non devo andare nel futuro! Semmai devo andare nel passato! Nel passato? E cosa ci vai a fare nel passato? E perché? Mi serve un detective! Ti serve un detective? E perché ti serve un detective? Perché devo risolvere un caso misterioso! Il caso misterioso della bibliotecaria scomparsa! La bibliotecaria scomparsa? Ma... intendi forse la bibliotecaria che assomiglia alla protagonista di Frozen? Sì, sì, proprio lei! Quella della protagonista di Frozen, sì, sì, sì! Devo risolvere questo caso! Mi serve un detective molto bravo! Tu sai dove posso trovarlo! Mi sa che ti serve Sherlock Holmes! Sherlock Holmes? Sì, quello è morto nel 1800! Ma adesso tu hai una macchina del tempo! Puoi andare dentro il futuro! Ma non posso andare dentro il futuro! Devo andare dentro il passato, semmai! Oh, sì, giusto! E allora vai dentro il passato! Sei contento? Sì, va bene, sono contento, ma abbiamo abbastanza plutonio per fare due viaggi? Plutonio? Ma certo che abbiamo abbastanza plutonio! Se non fosse che purtroppo ho dimenticato di fare la spesa e quindi ho finito il plutonio. Oh, come hai finito il plutonio? E allora come facciamo a fare due viaggi? Li farai lo stesso, vedrai, ce la farai, io credo in te. Sì, va bene. Allora, adesso posso partire con la DeLorean? Sì. Bene, puoi partire, i calcoli dovrebbero essere corretti. Sì, aspetta che guardo un attimo il mio cronometro. Sì. Puoi partire. Ok, andiamo, Marty, andiamo! Abbiamo una missione da compiere! E comunque, non mi chiamo Marty, mi chiamo Ernesto!